Se stai pensando che realizzare il sito internet sia il primo passo per creare il tuo progetto, probabilmente sei su una strada sbagliata. Adesso ti spiego perché. Realizzare un sito internet e capire come realizzarlo deve essere il risultato di una preanalisi. Questo vuol dire che prima di realizzare un sito devi capire se ne hai veramente bisogno. E cosa vuol dire fare questa preanalisi? La preanalisi si svolge in tre fasi. Fase numero 1. Ricerca e studio del target di riferimento, ovvero andiamo a studiare chi è il nostro cliente di riferimento. Fase numero 2. Andiamo a studiare chi sono i nostri competitor e come si stanno muovendo. Fase numero 3, che si lega di conseguenza sia alla fase 1 che alla fase 2, andiamo a studiare e a ricercare come i nostri potenziali clienti vanno a cercare il nostro prodotto e servizio. In seguito alla preanalisi, solitamente viene redatto un documento che servirà come linea guida per la strategia. Quindi da questa preanalisi possiamo intuire se è necessario realizzare un sito internet, come realizzarlo, quindi quali sono le sezioni da realizzare, come realizzarlo graficamente e poi dopo su quali canali dobbiamo muoverci. Capite bene che questo documento vi fa risparmiare molto tempo e molti soldi, soprattutto non ve li fa buttare. Mi capita spesso di parlare con imprenditori che hanno già realizzato un sito internet senza fare uno studio del mercato. Ovviamente è molto rischioso, o hai molta fortuna e quindi hai veramente un prodotto rivoluzionario e quindi la cosa può anche funzionare. Oppure è molto rischioso buttarsi online e vedere che succede. Quindi il mio consiglio per gli imprenditori è di farsi svolgere questa analisi prima di realizzare il proprio progetto. Il consiglio invece per i miei colleghi è di iniziare a proporre questi servizi anche a pagamento, perché poi servono per lo svolgimento del progetto e quindi vi farà risparmiare tempo. Proporre questa tipologia di strategia vi consente anche di fare, tra virgolette, una bella figura da parte del cliente. Ovviamente il cliente non conosce il nostro campo e quindi non sa che esistono certi strumenti per fare queste analisi approfondite. Benissimo, il mio augurio per il 2019 è di iniziare a stare meno dietro agli stereotipi del web e di ragionare più sui dati. Perché ricordati, i dati, oggi nel 2019, sono la nuova moneta.